Ciao a tutti, innanzitutto, grazie per essere venuti. Faccio fare una presentazione anche a te, vuoi presentare un po' di roba? Intanto facciamo un grande applauso a Poli che è venuto qui. Grazie. Grazie Lorenzo. Nel merito. E anche a Gianfranco ovviamente che è venuto qua direttamente. Dal sud. Vuoi fare una piccola introduzione? Prego, ti lascio. Allora, la mia introduzione è questa, toglietemi la parola perché sono un po' logorroico, quindi sarò brevissimo anche perché dobbiamo lasciare spazio alla musica, a voi, alle domande, alla voglia di interagire con Lorenzo, di suonare e di fare, se avete domande siamo a disposizione. Intanto io voglio ringraziare in primis Bassline che per la seconda volta ci ospita come dimostrazione, come demo. E con un'accoglienza sempre calorosa, lo ringrazio personalmente perché comunque rivende i prodotti GR, è centro autorizzato GR su Milano ed è un riferimento per noi, è un'istituzione. Claudio, sei un'istituzione e quindi il negozio, vabbè, non dico nient'altro sul negozio, lo vedete, è un paradiso per noi bassisti, quanto mi piace dire noi bassisti. Perché è la verità, e in effetti quando sono entrato diciamo che gli occhi un po' fuori mi sono usciti, perché io mi emoziono a guardare i bassi, mi emoziono a guardare gli ampli di tutti, mi piace, ma non, cioè, io adoro tutto quello che ruota intorno al basso elettrico, e quindi ci sono amplificatori belli, bellissimi, bassi stupendi, bassisti che fanno parte di GR, bassisti che non fanno parte di GR. Bassista, ora stavo arrivando lì. Per cui a me piace tutto quello che ruota intorno al basso. Sono in particolar modo onorato di avere qui Lorenzo. Lorenzo Poli. Lorenzo è nato il nostro incontro con Lorenzo. Io gli ho chiesto così una sorta di suo giudizio sui miei primi ampli che facevo, nati per gioco, molti di voi lo sanno, no? Nati per essere il mio ampli. Io non ho creato la GR per vendere, la GR, che poi non è che l'ho creata io, l'ha creata mia madre, perché GR Gianfranco Rizzi sono io, non è nata per essere i prodotti GR per essere venduti, ma sono nati per essere suonati. Io ho costruito il mio ampli per il mio uso personale e avevo bisogno però di conferme o comunque di pareri di professionisti. Tra questi, ecco, Lorenzo è uno che mi ha ispirato da sempre. Sono veramente onorato, ma orgoglioso, ma ve lo dico proprio con tanta sincerità e con il cuore in mano, di avere qui Lorenzo. Per me è un sogno poter avere un bassista che ho sempre ammirato, poter essere qui con lui che è mio amico. Non è il mio endorser, Lorenzo o Giorgio, sono miei amici. E poter essere amico di persone di questo talento, questo calibro è di un'umiltà incredibile e non può che farmi piacere. Per cui siamo qui per divertirci, grazie di cuore, grazie per questa opportunità che da Claudio a tutti voi mi date e grazie perché, lo dico veramente con sincerità, grazie a voi, chi sceglie GR, chi non la sceglie, qualcuno la sceglie perché non posso negare che stiamo crescendo parecchio, grazie a voi questo sogno che si è realizzato sta continuando e sta anche, è un bel sogno, diciamo che non voglio sentire la sveglia, ecco, per adesso, quindi voglio ancora divertirmi. Grazie di cuore e passo la parola al maestro Lorenzo Poli. Grazie Gianfranco, intanto buongiorno a tutti, grazie veramente di cuore a chi ha voluto che fossi qua, mi sembra ogni volta in cui mi trovo in una circostanza simile, mi sembra davvero strano, cioè di essere chiamato per dire qualcosa o essere da esempio, quindi questo mi riempie comunque di stimolo e allo stesso tempo anche di responsabilità, cioè dico qui ho una finestra di tempo, in questa finestra devo comunque portare quello che è stato probabilmente il mio percorso e che immagino che per qualcuno sia diventato comunque
un elemento di, così, di riferimento, sia in senso buono che in senso negativo. Quindi io, chi mi conosce già lo sa, sono sempre un libro aperto per qualunque cosa, quindi oggi mi farebbe piacere che fosse realmente una cosa condivisa, che ci fosse dialogo, in modo che anche se passiamo insieme in poco tempo, però che possa dare, ecco, un piccolo contributo, o quantomeno togliere dubbi, sempre che io abbia la risposta, ovviamente. Quindi grazie infinite a Bassline, questa meraviglia, io veramente mi brillano gli occhi, faccio fatica a concentrarmi, quindi faccio complimenti, perché aprire una struttura del genere, un negozio così tanto bello, io ho girato un pochino il mondo e i posti così belli veramente devi andare lontano per trovarli, e poi lo fanno sempre con una qualità elevatissima, mai scendendo, se posso permettermi, a operazioni forzate di mercato, ma vedo sempre una qualità altissima sulle scelte, sia degli strumenti. Questo non è sempre possibile, nella mia modesta esperienza storica non è così facile avere dei belli strumenti in negozio, ci sono delle dinamiche a cui io non ho accesso, ma so che esistono, quindi complimenti davvero, almeno a nome di tutto il popolo dei bassisti. E grazie infinite a Gianfranco per la fiducia, ovviamente, che ripone in me, che mi fa le domande, io gli rispondo e lui mi ascolta e tiene presente quello che io gli dico, non è da poco, e a volte fa delle modifiche, a volte anche sulle cose che gli dico io. Faccio una piccolissima premessa: gli strumenti che uso io da molti anni a questa parte sono quelli che io mi cerco, non quelli che mi vengono regalati. Cioè, questo strumento io me lo sono comprato usato da un mio allievo, poi ne ho comprato un altro usato sul mercatino, dopo è cominciata la collaborazione. Non è questo che voglio dire. Gli amplificatori ne ho provati tanti, e infatti chi avrà modo di conoscermi da tanti anni, come qualcuno, sa che quando uso un marchio lo uso veramente per tantissimo tempo, anche un po' per pigrizia a volte, lo confesso, perché se mi trovo bene dico, perché devo andare a cercare un'altra cosa? A volte poi per delle forzature, o magari certi brand cambiano completamente l'approccio, sì, esatto, l'identità, e allora magari mi allontano un po'. E devo dire, la scelta di GR è ricaduta unicamente per meriti. Quando ho fatto un cambio da un marchio che usavo prima, ho provato un po' di marche, e per sceglierlo, morissi qua, io mi sono fatto il blind test. No, ma tanto sono sicuro, cioè se muoio è per un altro motivo, non per questo, no, a parte gli scherzi, scusa. Ho registrato con un po' di pre che ho da studio a casa e alcune testate d'amplificatore. Perché dico questo? Perché principalmente per me l'amplificatore viene utilizzato per la diretta. La cassa dell'amplificatore è tutto un capitolo che, se dopo volete, ne parliamo, però alla fine nell'impianto comunque ci va la diretta, o quello che viene ripreso dal microfono, quindi la cassa è più una questione personale. Invece sulla testata ho le idee molto chiare, ecco. Quindi mi sono fatto questo blind test registrando con tutto quello che avevo a disposizione, alcuni pre anche molto belli da studio e testate molto belle. Poi ho spezzettato i file, ho fatto più take sul computer, li ho spezzettati e li ho mischiati. Ho fatto un'unica take presa tanti pezzi, facevo play, stop, e senza guardare quale fosse ho scelto questo. Non che gli altri non fossero belli, sia chiaro, però è una questione veramente personale, quella della scelta del timbro. Quindi adesso la qualità di costruzione in generale è ottima, per direi quasi per tutti i marchi, quindi si va veramente un po' a feeling e a gusto. Dopodiché sono passato alla fase successiva, che è stato quello di cominciare a utilizzarlo nel lavoro, e ha superato tutti i test anche diciamo di affidabilità. Però diciamo che parlare comunque del suono in questo contesto è una cosa mia, quindi quello che vi dirò oggi sarà solamente basato su delle intuizioni personali che portano al proseguimento del mio percorso, quindi che può essere magari di aiuto. Quanto sto litigando con questa? Può essere d'aiuto per qualcuno, qualche indicazione, ma può essere fuorviante per qualcun altro. Quindi, come dicevo prima, quel che sentite di buono tenetelo e il resto buttate. Per tenere, diciamo, incentrato sul suono, l'incontro di oggi, ho pensato di portarvi alcuni brani su cui suono, mi sono portato le basi, che sono un attimino diversi dalle cose, fra virgolette, mainstream che faccio di solito. Sono dei progetti a cui prendo parte,
abbiamo registrato qualche disco, qualche concerto, di qualche progetto parallelo, che è molto differente stilisticamente. Quello che faccio di solito con l'amplificatore tendenzialmente è quello di non equalizzarlo tanto, lo tocco davvero poco, a volte mi bastano un pochino i filtri dello strumento, togliere un pochino di medi se serve, gli do un pochino di acuti, però non vado a cercare il timbro equalizzando. Siccome questa cosa la adotto in tutti i generi, dal rock al pop eccetera, vi ho portato qualche brano, come dicevo, adesso ve ne suono qualcuno, di stili molto differenti. Questo solo per dimostrare che la scelta la faccio solamente non, per non essere anche un pochino subordinato alla regolazione dell'amplificatore, cioè io voglio che sentire quello che faccio con le dita, voglio essere sicuro che il timbro che sto tirando fuori sia realmente il mio, anche perché le scelte le faccio sulla base di quello che sento, quindi io sento il mio strumento da solo. In realtà, siccome la cosa che preferisco è suonare basso e batteria, sentire la cassa e il basso che vanno insieme, è una cosa che proprio mi appassiona. Quindi si presuppone che il mio suono passerà attraverso le mani di un fonico e sarà ascoltato in un contesto musicale nel quale ogni strumento ha le proprie dinamiche, ogni musicista ha necessità che si senta questo e l'altro, quindi le mie necessità diventano solamente un ventesimo di quello che sarà il risultato finale. Quindi se faccio interventi troppo invasivi ascoltandomi da vicino, rischio davvero di andare un pochino di essere un po' meno funzionale. Quindi io generalmente non tocco nulla, tanto che per certi lavori, forse non so se te l'ho mai detto, adesso faccio outing, ma addirittura per evitare magari di toccare qualcosa inavvertitamente, mi sono preso la colla a caldo e delle volte do una colata sui potenziometri, poco, perché no, un backliner molto bravo, ma mi ha fatto vedere che si può usare, che non sporca praticamente. Bravo. Gianfranco, come fai una senza niente? Con on solo. E, no, a parte gli scherzi, davvero, delle volte metto una puntina di questa colla così non si tocca niente e io sono sicuro di dover fare tutto con le mani. Chiaramente devo avere uno strumento che mi fa suonare a mio agio e un amplificatore che mi faccia ritro. Volevo dire questa cosa, parlare del suono è una cosa molto 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 difficile, perché il suono è già una forma di espressione, cioè è già un palesare qualcosa che non esiste, cioè nel senso che l'effetto della musica è dato da una cosa che è nell'aria, è un fenomeno fisico, diciamo una percezione che abbiamo noi di tutto un insieme di onde che vanno. Parlarne vuol dire mettersi in un ginepraio infinito, perché così come Frank Zappa diceva, cioè, parlare di musica è come paragone che faceva bravo, ballare di architettura, cioè l'arte oratoria è già di per sé un'arte, quindi o parli o suoni, una delle due, cioè il cerchio si conclude quando uno ha suonato, l'altro ha fruito dell'arte, quindi della capacità di esprimersi che ha un musicista, ne ha tratto sicuramente delle reazioni, quindi o gli ha dato gioia, o gli ha dato dispiacere o indifferenza, comunque il cerchio si è già chiuso lì. Parlarne è veramente impossibile, però cercherò di farlo limitatamente a quelle che sono le mie impressioni. Prima parlavo della scelta del suono, non tocco niente perché adesso in questo brano qui mi sono lasciato un pochino andare, ho fatto qualche nota in più anche del dovuto, a seconda di come sentivo la base mi regolavo con le dita, cioè quindi se stare più in questa zona, cose già dette e ridette, ma è la verità, se sto qui il suono è un po' più grosso, se sto qui è più scattante, se suono forte con le dita sento i tasti che sbattono, dà un bel attacco, mi dà uno stimolo diverso anche sulle cose da fare. Tutto questo viene tanto prima di equalizzare, anche perché equalizzerei sulla base di quello che io sento da qua. Quindi adesso sono molto vicino alla cassa, ma questa condizione è molto ricorrente, perché nei locali non è che io stia a una distanza giusta dall'amplificatore, cioè se posso sto dove mi tocca i polpacci, se mi va bene, se no l'alternativa è che non c'è neanche l'ampli. Quindi cioè, ecco, il calcolo da fare è questo qui: ogni altoparlante
a un punto in cui diciamo raggiunge il suo suono ideale, dove la fase trova tutta la sua definizione. A seconda della frequenza, questa fase è sempre più lontana. Infatti le frequenze più basse sono lunghissime, tipo a volte viene istintivo dare i bassi perché è bello, riempiono parecchio. In realtà queste frequenze noi qua difficilmente le sentiremo, perché una frequenza come i 20 Hz, che è quella proprio che fa vibrare il pavimento, diciamo, è lunga quasi 20 metri, cioè una ripetizione della forma d'onda. Quindi di fatto chi sente realmente la... Federico, ciao, scusa, non avevo visto. Chi sente realmente l'intervento che viene fatto sull'amplificatore è là in fondo, generalmente facendo un po' dei macelli. Poi se scavo sui medi, altro, per quanto mi riguarda, errore, quello di togliere i medi, di fatto perdiamo definizione e può sembrare bello solo a noi da vicino. Quindi io non tocco nulla e faccio solamente tutto con le dita. Quello che per me mi siedo con rispetto. Quello realmente che per me è importante, mi sono accorto, dovendo analizzare anche che cosa dire, cerco di portare le cose veramente significative. Maestro Petruzzelli, onoratissimo della presenza. Il suono, cioè la matrice del suono, risiede veramente nella testa. Cioè, e quando ho iniziato a suonare il basso, dedicavo molta attenzione alla strumentazione. Col passare del tempo mi sono accorto che in realtà era, non dico ininfluente, la scelta dell'amplificatore o del pre, però sarebbe venuta tanto dopo. In realtà dovevo lavorare molto sul tocco. Questo è stato fatto, quindi con quello che ho raggiunto con pro e contro, questo è stato, e continuo a lavorarci per migliorare il suono. Col passare del tempo ho ricominciato a valutare l'utilità della tecnologia, ma ci sono ritornato dopo, facendo altre scelte, dopo che ho cercato di sviluppare una certa sensibilità sul tocco. Quindi la cosa più importante per il suono, per quanto riguarda almeno le cose in cui sono appassionato, ascolto di tutto, ho sempre ascoltato di tutto, mi appassiona tutto, cerco anche di imitare tutti i generi che sento, anche mi lancio anche in qualcosina di vagamente jazz, lo dico non al microfono, perché mi piace tantissimo sperimentare e ricercare. Ma la mia passione più grande fisica è quando suono con la batteria, che sento la cassa, che vado giù con le note, mi piace tantissimo e è una soddisfazione un po' immediata, anche un po' spiccia se vogliamo, però mi fa stare bene. Quindi è una cosa che cerco. Alla base di questo mi sono accorto che la cosa più importante, dicevo, del suono che risiede nella testa, è intanto decidere cosa fare. La differenza fra un musicista e un altro risiede, secondo me, nelle scelte. Cioè, sento un brano, cosa scelgo? Questo mi appassiona molto quando ascolto i grandi turnistoni. Tipo, fammi vedere cosa me ne è venuto fuori. Ha suonato tanto? Ha suonato poco? È stato sulle note alte? È stato note basse? Ha usato il plettro e le dita? Questo veramente mi appassiona. Quindi se uno riesce a lavorare più sulla testa, quindi decidere cosa fare, prendo lo strumento, non suono niente, ascolto, cerco di ascoltare il resto, di entrare in sintonia col brano. E dopodiché, quando ho deciso dove andare giù, lì cerco di andare giù molto deciso, che non vuol dire forte. Cioè, se faccio una nota, cerco di... mi immagino che possa stare lì, e vado giù tanto deciso, che può essere insieme alla cassa o non con la cassa. Magari, se a qualcuno può servire, non è un consiglio, è un suggerimento per come faccio io, l'importante è prendere una posizione, bassisticamente. Chiaramente resto arginato alla musica che suono principalmente, quindi al pop, un po' di rock, ecco, non mi permetto di sconfinare, perché fortunatamente la musica non ha nessun tipo di barriera e vale qualsiasi cosa purché ci sia qualcuno che ne possa fruire, ecco. Però ecco, rimanendo arginati a questo qui, la scelta della veramente questa attitudine è un'attitudine. Decidere prima cosa fare e poi andare in modo molto deciso. Vi suono un altro brano di stile leggermente differente, che fa parte di un progetto che si chiama Foundation, che è un piccolo collettivo musicale, piccolo, no, siamo tantissimi, capitanati da Sergio Cocchi, che è quello che scrive i brani, e i due dischi che abbiamo fatto li abbiamo
realizzati suonando tutti insieme, con i fiati, i cori, eccetera, siamo un pollaio che non finisce più. E c'è una condivisione enorme di musica, di musica veramente selvaggia e allo stato puro. Quindi l'approccio che ho con i Foundation, con questo progetto, è tanto diverso da quello che vi ho fatto prima, ecco, che comunque è diverso ancora da suonare un brano pop di quelli, insomma, che ogni tanto qualcuno sarà capitato di vedermi suonare. Non lo cito perché, con tutto il rispetto, però una altissima percentuale di certe cose non mi piace, di quel versante lì, non mi piace come contenuti, perché tecnicamente sono sempre realizzati in modo impeccabile, però come difficilmente me ne vado ad ascoltare, me ne accorgo perché quando scelgo le radio in macchina negli anni vado sempre meno su certe radio commerciali, quindi dimostra che non mi ha convinto in pieno i contenuti. Poi tecnicamente sono fatte benissimo e comunque è sempre divertente suonarle, perché non mi diverto a cercare lo zenith e lo spleen della scienza musicale, mi diverto a suonare questo tocco di legno. Quindi qualsiasi cosa arrivi da suonare lo faccio sempre con passione. Dal punto di vista invece dell'ascoltatore, ecco, lì ho qualche perplessità delle volte sui contenuti. In ogni caso, l'approccio che dicevo a questi qui, ecco, qui sono un pochino più a crudo, è per questo che ho portato questi brani di progetti paralleli, perché mi esce un po' più evidente la scelta che faccio sullo strumento. Allora, siccome fortunatamente negli ultimi 3 anni ho iniziato, dico fortunatamente perché è un'esperienza, non pensavo così tanto bella, ho iniziato a insegnare in conservatorio. Se qualcuno ha voglia di fare qualche esercizietto, come dicevo prima, di cui ho fatto girare le parti, mi piacerebbe farvi vedere una cosa che ho codificato per, sono 3 stupidate, però per allenare l'orecchio su questa cosa che dicevo prima, cioè sul pensare prima, in questo caso l'ho scritto, dove debba andare la nota e metterla esattamente lì. Questa cosa deve succedere proprio sulla base del controllo di quello che abbiamo nella testa, cioè è molto difficile unire velocemente tutta quella che è la sfera della nostra fantasia musicale, che è data dalla cultura, che dalla musica che abbiamo ascoltato, i musicisti con cui abbiamo condiviso musica e tutto, più il nostro estro, e le mani. Quindi questo percorso delle volte è difficilissimo, cioè la testa ci suona delle cose, nella testa spesso tutti andiamo molto a tempo. A tempo non è mai un assoluto, a tempo intendo dire contestualizzati agli altri, cioè Rage Against the Machine sono una band che rallentano tantissimo, ma tutti insieme fanno paura, quindi diventano molto coesi, o anche i Tower of Power, che hanno li ho visti tante volte, ma sicuramente anche voi, hanno delle oscillazioni di tempo molto pronunciate, ma tutti insieme. E non, è una roba di una meraviglia veramente impressionante, cioè dove una crescita crea tensione, ma anche un rallentamento, a volte crea uno stato emotivo pazzesco. Però l'importante è condividere. Torno al discorso di prima, questi piccoli esercizi sono fatti per fare in modo di non farsi condizionare da quello che stiamo sentendo, quindi non è che ci sia dentro niente di che. Però se la testa sa dove deve andare la nota, l'ammette e fa una parte attiva. Questo almeno secondo me un bassista pop è una qualità che deve avere, cioè la sicurezza di dove la mette. Può essere anche una cosa sbagliata, ma l'importante è non suonare un pochino pianino per il timore di non è forse qui, non è proprio, forse la mia scelta non è proprio. Ecco, questo non fa bene al brano. Anche perché il nostro suono, quando arriverà al fonico che lo mixerà, perché comunque o uno sta attaccato all'amplificatore, se no il nostro suono passa attraverso un impianto e sarà in un contesto generale. Quando il fonico, e qui abbiamo un massimo esponente, Maurizio Nardini, un fonico incredibile, anche bassista tra l'altro, molto bravo, cioè l'informazione audio che gli arriva gli farà prendere delle decisioni. Ecco, quello che gli arriva sul fader è un insieme di sicuramente timbro, quindi qualità del timbro, ma la qualità del timbro è una parte, perché a volte è più importante il contenuto, cioè che cosa stai facendo e di farlo in modo anche costante, o quantomeno allineato alla dinamica degli altri. Se la dinamica va giù, tu lo segui, se la dinamica va su, la segui, se gli altri stanno dritti, devi star dritto, non è per una questione di insicurezza che debba andare giù, se no il fonico ti cerca, e soprattutto se nel fonico
si accende il dubbio che non possa fidarsi di quello che gli arriva dal musicista, lì è un problema, perché la scelta che fa giustamente è questa. Opra, io ti abbasso. Ti abbasso perché magari arriva una botta forte e... C'è di peggio, che toglie ancora tutto il resto dell'espressività, cioè io ti comprimo e stai lì. Ah certo, cioè, giusto. Quello fai, tu hai, invece di avere 20 dB di dinamica, ce ne hai 3. Perché io non lo so se tu stai suonando a 1 o a 20, e quindi siccome mi devo parare l'anima lì quando ti muovi il ditino, è facile da te il ditino, per me fuori sono 20.000 watt di subwoofer. Che se rischi di fare dei danni, insomma. Cioè fai dei danni. Oppure non si sente niente e si girano, fidatevi, si girano 500 persone, ti guardano e dici è colpa tua, finito. Certo. Perché è colpa mia. Certo. Quindi questa cosa che sta dicendo lui per me fuori è una grande cosa. Grazie maestro. Grazie a te. È bello stare qui a vederti a 2 metri, in genere ti vedo a 35. Sì, invece per me avere tutti i bassisti davanti è una cosa un pochino... ecco, poi un'altra cosa mi sono accorto che è realmente importante è questa, che riguarda sempre il suono. Quello che scegliamo di fare avrà un ascendente pazzesco sul batterista, sul cantante, sul risultato finale. Quindi la responsabilità che abbiamo, sempre in senso buono, ovviamente positivo, parliamo di musica, non c'è una cosa più bella al mondo, secondo me. Quindi non c'è niente, non siamo né al ministero né in un ospedale, fortunatamente. Quindi un medico che sbaglia una cosa, comunque suoniamo. Però l'ascendente che hanno le mie scelte farà cambiare anche il modo di suonare degli altri, che poi si ritrasmetteranno anche su di me. Quindi per mantenere, diciamo, una buona qualità della musica, anche di quello che stiamo facendo, è importante che questa parola, che secondo me, per quanto riguarda il pop o anche il rock, eccetera, così, non è appropriatissima ma viene molto usata, che è l'interplay, va usata con molta cautela, è un mio punto di vista. Cioè prima si fa l'85% da soli, perché il brano, cioè una canzone, è già una canzone che va da sola, poi la rimanenza ci si ascolta, ci si aggiusta, però non si può aspettare che un altro musicista prenda iniziativa e noi lo seguiamo con il basso deve fare tong, deve andare giù deciso. Quindi ritorno al discorso di prima, ho preso questi 3 esercizietti attingendo da cose che avevo suonato, se qualcuno ha voglia li facciamo insieme, e partirei da questo che lì trovate chiamato Pop 3. Allora, per questo brano ho messo una clave, che cioè una figurazione ritmica che si ripete, che ho pescato da una versione di Footprints in 4/4. Non mi ricordo se è di Shorter il disco o di Hancock, non mi ricordo a che nome è il disco. E sono sulle prime 2 battute. Ok, è molto bella questa clave. Io l'ho applicata agli accordi di Giorgi Porgi giusto per avere un giro armonico, che su cui bene o male abbiamo già girato più o meno tutti. Quindi se qualcuno vuole, io provo a far andare il metronomo e proviamo solo con le mani a suonare queste 2 battute, ok? Questa qui sarà una frase che troveremo durante il brano più volte, però camuffata, nel senso che a volte sarà su una nota fissa, a volte nella seconda parte, diciamo dove c'è il bridge, ha assegnate delle note diverse, benché sia ritmicamente uguale, diventa più difficile gestirla, anche se abbiamo già suonato per un sacco di tempo questa clave. Se vi va, lo apro e proviamo a farlo. Questo è veramente molto legato al discorso del suono, eh? Cioè allenarsi a avere sicurezza, ma non arroganza, cioè sicurezza delle scelte che si fanno. Questo col basso, ritornando al discorso di prima, che cioè noi ci sentiamo magari forte da vicino, in realtà dovremmo abituarci, secondo me, a ascoltarci non tanto forte di volume, in modo da sentirci sempre inseriti nel mix. Io ho qualche registrazione della mia linea cuffia, ma non le ho in questo hard disk, e mi piacerebbe farvi sentire come sento in cuffia. In realtà il mio basso è forte esattamente come il resto, poi ho l'amplificatore chiaramente che compensa e mi dà un po' di corpo, però mi sento molto inserito dentro. Se mi sento forte all'interno del mix, mi viene da fare magari anche più cose, o comunque mi sento sempre intelligibile anche su note alte. In realtà quando comincio ad andare su questa altezza
entro anche nel range di note delle chitarre, delle tastiere, eccetera. Quindi in realtà vinceranno loro, io non potrò competere. Se mi sento a volume normale, soprattutto quando c'è un discreto pollaio nell'arrangiamento, cosa molto ricorrente negli ultimi anni, 60 tastiere, basso col 6 chain e le chitarre che una volta suonavano qui, adesso hanno 7 corde, sono 7 mi bassi, diventa difficile. Se mi sento al volume giusto, sicuramente se mi voglio sentire dovrò andare qua. E no, cioè io non mi permetto di dire a nessuno, io se riesco a resistere e a suonare entro questo tasto, cioè vado a casa, sono l'uomo più felice del mondo. È difficile, perché la tentazione di andare qua, ragazzi, quando cominci a fare tutte le notine, che ne so, ah che bello, anch'io tutti gli accordi, ma non si può, non in un contesto pop, rimane, sì, allora no, devi stare qua. Se, quando ce la faccio a resistere, è difficile, ma sapete di cosa parlo. Ma ti ringrazio per la fiducia. No, no, purtroppo non è. No, ti ringrazio, sei molto carino. Ma... però vi faccio anche bassi pelati, allora va bene. Ecco. Sì, no, capisco quello che devi dire. In realtà, una considerazione che ho fatto è che la musica, una volta che sia suonata, cioè il giorno dopo, non è che dica, boh, ieri ho fatto questo, quindi so fare questa cosa. Non riesco mai a sedermici, cioè una volta ho fatto una cosa non è detto che io il giorno dopo abbia la stessa capacità percettiva e la stessa capacità anche a livello neurologico di stare sul pezzo. Cioè ci sono tanti esempi di musicisti che magari in un certo periodo di tempo hanno reso tantissimo e poi hanno avuto dei periodi di buio dove realmente non riuscivano a suonare così bene, eppure anzi passando il tempo in teoria hanno aggiunto maturità, no? E magari non riesco ad andare a segno. Quello che dicevo prima, cioè il percorso che c'è tra la nostra sfera di potenziale musicale e renderlo udibile, c'è questo percorso, è difficile. E la bellezza è questa qui, che ognuno ha il proprio modo per arrivarci. Infatti parlare di musica, benché sia difficile, come dicevo prima, è comunque utile, perché anche quando noi ragioniamo e cerchiamo di arrivare a delle deduzioni, passiamo attraverso la codifica della parola. Comunque, tipo, questo lo suono più avanti, questo lo suono più indietro, questo è si bemolle, questo quante alterazioni. Comunque pensiamo con le parole, quindi fa bene scambiarsi punti di vista. Avere tempo ci potremmo anche sconfinare, però personalmente ho diviso in due anche il programma di insegnamento, in due in modo netto, la tecnica e il repertorio. Quindi quando faccio la tecnica mi dedico veramente alle scale, a farle con diverse figurazioni ritmiche, le scale, gli arpeggi, e avere una visione completa della tastiera, quindi vedere già dove sono tutte le note. Se uno si abitua a fare scale, arpeggi, vede già, è già un problema in meno quando leggi, sai già dove sono le note, quindi abituarsi, non so, gli arpeggi, a farli coi rivolti o gli accordi, ci vorrebbe un sacco di tempo. Faccio solo un esempio veloce: le scale tutte su due ottave, quindi metti il metronomo, lente, tutte suonate sempre forte come se fosse una linea di basso, eccetera, o gli arpeggi. A farli in tutte le tonalità, eccetera, ricollegandomi al discorso di prima della lettura, no? Intanto hai già un'idea dove sia le note sullo strumento, è un pensiero in meno. Anche degli accordi, partendo dalle triadi per arginare, anche senza suonarle, però vedere dove sono le note che compongono un accordo e ti dai già due posizioni. Questa è una, quindi do mi sol, ce l'ho qua, poi lo faccio qua, comincio avere un'idea chiara di dove sia il sol, perché non sono abituato a suonarlo solo per fare un brano che fa così, cioè sono abituato a vederlo anche come la quinta di un accordo, ci arrivo con questo dito, quest'altro. Anche gli accordi, fare un piccolo esercizio per vedere dove sono le note coi rivolti, quindi
allo stato fondamentale, poi faccio un rivolto. Il rivolto si ottiene mettendo la seconda nota che compone un accordo, a prescindere da qualunque sia, si mette la nota più bassa si mette un'ottava sopra. Quindi in questo caso Do Mi Sol, il Do lo metto sopra, questo qua lo ficco su e ottengo il primo rivolto. La nota che c'è sotto lo metto sopra e ho il secondo rivolto. La stessa cosa con gli accordi a parti late, cioè larghe. Quindi si prende Do Mi Sol, la seconda nota in questo caso che compone una triade qualunque sia, in qualunque posizione, va un'ottava sopra. Do Mi Sol, quindi diventa Do Sol, perché questa l'ho spostata e va qua. Quindi Do Sol Mi. Primo rivolto sarebbe Mi Sol Do, la seconda nota va un'ottava sopra, quindi diventa Mi Do Sol. Terzo rivolto sarebbe Sol Do Mi, quindi il Do va un'ottava sopra. E l'allenamento deve essere proprio meccanico, quindi anche passare tra i vari rivolti velocemente. Perché si ha anche una capacità neurologica, si sviluppa. Questo fa diventare un po' più amica la parte, se la mano è già abituata ad andare da sola sulle note giuste. Poi tutta questa, diciamo, poi chiudo questa piccola parentesi, apre anche tutta una sfera che ci aiuta nella fantasia nel caso in cui dovessimo andare liberi. Soprattutto gli accordi a parti late nascondono tantissime risorse senza entrare nella teoria, semplicemente giocando con le note, spostandosi anche solo di mezzo tono. Ne sposto una sola. Ne sposto due, ne sposto una, faccio l'altro rivolto, ne sposto due, senza entrare nella teoria, ma dentro un sacco di informazioni anche melodiche e armoniche che possono venire buone anche quando si fanno certi film. Il secondo rivolto. Tasto. Quindi tutte queste cose qui aiutano intanto a togliere un pochino di difficoltà dalla parte. Cioè, ho giocato talmente tanto con le note, ho dato tante informazioni alle mani che andrà da sola. Quando vede certe note non dovrò pensare quello è un do, allora aspetta, quello è un do, allora aspetta. Beh, siamo già al ritornello, siamo. Quindi, tornando alla figurazione ritmica, il secondo movimento vedo una pausa di tre quarti, cioè di tre sedicesimi, e c'è una nota sull'ultimo. Anche in questo caso si scompone, quindi si pensa sempre in termini di valore minimo. Quindi il primo movimento sarà un pa. Il secondo movimento, se ci fai caso, è uguale, ma non ha la prima nota. Quindi diventa ta, ta, ta. Il terzo e il quarto sono levare di ottavo, è facilissimo. La battuta dopo, se fai caso, è il contrario del secondo movimento. Invece di suonare l'ultimo sedicesimo, suona il secondo. Invece di essere pa, diventa pa. Ok? Quindi lasciando tre sedicesimi liberi dopo. Proviamo a farlo andare ancora. Allora, quando c'è lo starter, un piccolo consiglio tecnico, che sia il batterista eccetera, con un colpo solo ovviamente non si può determinare la velocità, con due invece sì. Quindi, sapendo se il brano avrà un valore minimo di terzine, di sedicesimi, di ottavi, a prescindere se è Every Breath You Take, il valore minimo sono gli ottavi, se è Mille Giorni di Teddy May sono i sedicesimi, a prescindere. Dall'1 al 2 ci serve per prendere la velocità, dal 2 al 3 già dobbiamo farci suonare in testa il valore minimo. In questo caso il valore minimo è il sedicesimo. Quindi io farò così, batterista 1, 2, nella testa mi batto già il valore minimo, mi aiuta a essere preciso e andare a prendere il sedicesimo esattamente dove deve essere. Ok, proviamo insieme con le mani, 2, 3, 4. Yeah, grandi, ancora, vai tutti!
mononote. Insieme. Dai, c'è qui un basso. Dai, Fabio. Fabio Craspiatico. Quindi l'esercizio sarà di andargli dietro questo qua e io ti faccio finta di fare il cantante, ti suono sopra due robette da metterti un po' il bastone fra le ruote. Cioè non suono la bella gigogin, chiaramente, cerco di rimanere almeno di fare lo stesso pezzo. Nel frattempo che mi approfitto un po', ecco. Spiega un attimino. Allora, la Dual è questa testata che sta usando Lorenzo stasera ed è una testata è l'ultima GR che è uscita praticamente. Come in questo caso, diciamo che va a risolvere un bel problema. Nel senso, adesso qua siamo strapieni di ampli, per cui non c'è problema a collegarlo un altro, però voi immaginate l'allievo e l'insegnante. In questo caso ha due ingressi indipendenti e ha due preamplificatori indipendenti. A dire la verità, questa nello specifico ha anche due finali indipendenti, però diciamo che c'è anche la versione con un solo finale, per cui possiamo collegare due strumenti, due bassi, equalizzarli qualora sia necessità diversamente, avere un gain e un master diverso, quindi o in contemporanea come in questo caso, oppure basso attivo, basso passivo, basso fretless, basso normale durante la serata, con la pedal board o semplicemente switchando. Quando la pedal board è attiva lo switch non funziona. Premo, se hai collegato già Fabio, premo CH1 più CH2 e entrambi i canali sono attivi. Quindi adesso ci andiamo a regolare, vabbè qui c'è un po' di overdrive attivo, poi lo vediamo. Ecco qua. Quindi adesso suonano in modo indipendente, io posso equalizzare il basso di Fabio in modo molto differente da quello di Lorenzo e quindi questo mi va a risolvere una banale esigenza che è quella dell'insegnante e dell'allievo. Thank you.
Fabio Crespiatico. Che temerario, che uomo. Bravo Fabio. Allora, magari se Gianfranco ci mette il turbo, visto che lui c'ha un pochino più la mano, di solito lascio sempre un po' del segnale diretto anche quando faccio il suono tanto zozzo, perché questo effetto un po' gommoso della diretta in realtà quando si mixa è tanto utile. C'è dentro quella cosa che fa stang, che in mezzo a un pollaio di frequenze comunque serve sempre. Chiudo la parentesi, scusa. Posso attivare entrambi i canali e fare un blend fra i due canali. Non so se mi sono spiegato. Quindi se ho necessità di avere l'equalizzazione estrema a servizio del suono distorto, se io faccio il blend di quel canale, praticamente lo faccio fra il pulito e il distorto, ma con un'equalizzazione esagerata, estrema. Li attivo entrambi e vado a fare praticamente, quindi il pulito me l'equalizzo come dico io e il distorto l'equalizzo come dico io, per cui va bene. Adesso che settiamo, allora mi diverto un attimo in diretta, scusate qua, così come il fatto della presa 9 volt dietro o sulla pedalboard. Oppure un'altra cosa che successe, Lorenzo, io mi dimenticai di avvisare il fonico che dovevo praticamente spegnere l'ampli a fine serata. Spensi l'ampli e ci fu un boom tipo quello sonico nell'impianto. Presumo, perché anche io ho potuto immaginare ciò che mi ha detto il fonico in quel momento, no? Quello che non t'ha detto. Quello che ha detto in modo silenzioso. E io dissi, qui devo, due sono le cose, o devo sempre ricordarmelo o devo beccare parolacce ad ogni live. E allora ho inserito nei modelli successivi a quel live, e quindi la Dual ce l'ha, un anti-bump. Santificate quest'uomo. Ho aggiunto un anti-bump che, spegnendo la testa o riaccendendola, mi va praticamente con un relè a disattivare subito il segnale della DI prima che i condensatori, tutta la circuiteria va a creare quel boom che senza questo circuito ci sarebbe, per cui il fonico può sentire un tic leggero che non va ovviamente a danneggiare o dare la classica botta, no? E questo a volte si sente anche zero proprio, cioè proprio niente, o se si sente un tic, per cui diciamo che ho evitato di prendere parolacce. Se c'è qualcosa che di cui pensate io possa avere la risposta, cioè sono felice se non sia unilaterale questo incontro, quindi chiedete qualsiasi cosa, basta che sappia la risposta, se no mi butto per terra, fingo lo svenimento se non lo so. E se no magari vi suono un ultimo brano, però prima aspetto che qualcuno eventualmente mi chieda o dica qualcosa. Maurizio Nardini. Vado. E dunque, fortunatamente hai un sacco di batteristi che suonano egregiamente. Suonano bene. E se ti capita il batterista che invece, io ti dico indeciso, perché è quello che crea più problemi a me in genere,
cioè che non ha quella sicurezza che dicevi tu del suona così almeno è lì, cosa fai? Lo ammazza. E vabbè, questa è un'opinione allora comune, era l'altra domanda, certo. L'altra risposta. Vabbè, ovviamente siamo in anni in cui non c'è altra soluzione se non la moderazione, questo in generale, non si può in nessuna cosa non essere moderati. Certo, ma sicuramente non lo metto a disagio, perché se c'è poi è magari una mia percezione, se suonassi vicino, che ne so, al batterista dei Rolling Stones, che magari non è drittissimo, che c'ha ragione lui, però io abito a Santa Cristina, lui c'ha castelli dappertutto, quindi è giusto lui, sono sbagliato io, no, a parte gli scherzi. Allora, prima intanto cerco di allinearmi io, metti che sia una band che ha già un suo equilibrio, ovviamente sono io che cerco di andare, di seguire un pochino lui. Se invece è un'occasione, una performance occasionale, e semplicemente magari non è tanto stabile, beh, comunque non lo contrasto in modo evidente, di indole, però cerco di fare il mio, quello che dicevo prima, cioè l'interplay parte solo nell'ultimo pezzettino, secondo me. Se si comincia a fare troppo interplay e me, no, bello tu, no, tiro avanti, no, bello, tutti avanti, tutti indietro, cioè bisogna essere, secondo me, tutti uniti, ognuno indipendente, guardando avanti, parlo il progetto, non musicalmente, tutti solidi. Se ognuno è solido per sé, poi rimane quel pezzettino, sicuramente quel pezzettino lo metterai tutto a disposizione del batterista, ecco. Poi cioè magari può capitare anche il contrario, che lui nella sua testa sia convinto che sia la scelta giusta e sente me, se mi irrigidisco va a finire che bisticciamo, non... spero che non mi capi. No, comunque se no, cerco di non contrastarlo troppo, perché sarebbe ancora più evidente. Quindi da un punto di vista dell'economia del gruppo è sempre il bassista che deve un po' adeguarsi al batterista? Beh, la batteria ha grossi... Allora, il problema più grande secondo me dei batteristi è quello dell'ascolto, perché la batteria ha molto volume, quindi non è per colpa loro, secondo me, non voglio neanche fare il loro avvocato, però me ne sono accorto. Strimpello un pochino la batteria, cioè quando suoni il rullante dà delle sberle che per riuscire a sentire bene, già noi delle volte facciamo fatica, perché magari alziamo un po' e il fonico va bassa, quindi magari sentiamo già poco noi, pensa il batterista, che quindi secondo me il primo problema è quello che spesso non sentono bene gli altri e quindi loro suonano, secondo me può essere quello lì. E per noi è un pochino più semplice seguire la batteria. Comunque nell'orchestra parlo di... ci sono proprio degli strumenti che non hanno via d'uscita. E sono... Allora, beh, il cantante è quello che è la posizione più scomoda. Perché il cantante, oltre ad avere lo strumento della voce, ha anche il timbro che non può nascondere gli stati d'animo. Cioè la voce che trema, se sei allegro, se sei triste, da come dici una parola, ti trema. La voce è lo strumento, secondo me è veramente il più difficile, però è anche quello che arriva di più, forse anche questo il ruolo che ha, che magari gli dà anche una posizione più esposta. E poi c'è la batteria, il basso quando sbagliano, no, ragazzi, ho iniziato una sigla di Music Farm, una trasmissione che avevo fatto in orchestra, lì provavi 100.000 pezzi perché era un reality, quindi provi pezzi, devi avere pronti tutti i pezzi a seconda di chi sarà quello che vincerà, quindi ne provi un numero esagerato, però questo pezzo lo fa quell'altro, cambia tonalità, no, però lo tagliano due battute. Sono difficilissime quelle trasmissioni perché hai 200 pezzi, non si riesce neanche a calcolare quanti siano. Insomma, questa sigla qui, questa puntata qui partiva con un colpo tutti insieme, era un medley così, così, insomma, io non mi ricordo, vado giù con un do forte sulla quinta corda, così ho sentito un terremoto e non mi sono accorto, era do bemolle, io sono andato giù col do naturale, però cioè quelli che scrivono do bemolle perdono degli amici. Lo so, però sì, il do bemolle, ma sai perché è in funzione quando hai altri strumenti traspositori, perché c'è quelli che traspongono di una sesta maggiore, di una nona maggiore, quindi se scrivi con i diesis qualche tonalità non esiste, non si può fare. Però dico, ma cate, no. No, però, quindi no, non mi sono ancora ripreso. Ha tolto il saluto per molto meno.
No, ma hai ragione. Adesso da quando c'è il tastino meno uno, più uno, i cantanti fanno in fretta. Poi chiedati una cosa. Io ho notato che qua in Italia, diciamo, si usano poco le dinamiche. Cioè i gruppi, diciamo, suonano molto dritti. Ho sentito molti gruppi quando sono stato fatto un giro negli Stati Uniti, ho fatto tutti i giri un po' per la musica, diciamo, fai certi giri che fai così. Loro hanno una cultura sul discorso della dinamica che fa spavento. Sì, sono rimasti più vicini un po' anche alla letteratura di ogni strumento, cioè il basso suona più da basso, la batteria suona più da batteria, qui in Italia sono tanti produttori che fanno scelte, cioè diventa tutto un po' fintino, tutto messo così, super pompato, 60 tastiere, e sono pochi quelli che sono nel mainstream, che hanno un'identità, che ne so, qui a Milano quando c'erano, anche adesso, però quando sono uscite le vibrazioni, per esempio, avevano mantenuto il suono della band, cioè la batteria suonava da batteria, la chitarra 1 faceva la parte chitarra 1, il basso c'è il basso, e tu riuscivi a sentire un arrangiamento, no? Ci sono tanti dischi che escono pop, tante parti si assomigliano un po' tutti, sono schiacciatissimi, che anche tirar giù le parti delle volte del basso devi fare tipo non capisco, nota lunga, sono fagli ottavi. Invece in America hanno, siccome sono più nette anche le divisioni dei generi musicali, questo anche a livello sociale è tutto più definito in America, con vantaggi e svantaggi, però chiaramente, quindi il versante, cioè non si è mischiato più di tanto, c'è musica elettronica, c'è la nuova bellissima country che è meraviglioso, adesso non mi ricordo il nome di band, però l'ascolto un pochino le radio, no? Così tipo Rascal Flatts, queste band, pur diventando band rock, hanno mantenuto la matrice del country, e gli strumenti suonano comunque in modo normale, pur essendo prodotti parecchio, cioè sono belli pistolati, ma non c'è questo mischione che non fa capire che genere sia. Adesso il pop in Italia, quando escono i dischi, la maggior parte delle volte faccio fatica a farmeli piacere. Ma io posso parlare anche di cultura, cioè proprio del gruppo, del live. Cioè io ho sentito dei gruppi blues, no? Cioè, blues, cioè suonano dritti, c'è la gente che suona bene, bravi, ma tutti dritti. Ho sentito dei gruppi americani dove cioè, senti, cioè lo strumento che scompare, rock, che va giù, tutto insieme, tutto rallentato insieme. Cioè questo è un po' che da noi, secondo me, non so perché, suonano tutti uguali. Sì. Siamo un po', diciamo che forse in generale siamo un pochino desensibilizzati in Italia, a livello di bellezza, questo in generale, no? La dinamica cioè è una qualità della bellezza, un po' in generale i colori, le sfumature anche degli stati d'animo, adesso sconfino un attimo, non voglio fare la predica, però ci siamo un pochino allontanati dalla bellezza nel quotidiano, è tutto un po' così, tutto, come se fosse un'onda che non si riesca a dominare, sia la musica, l'arte in generale, ci è diventato bello, una roba bella, ma che bello cosa? Non voglio attingere al Rinascimento estendendo su terreni peraltro che non mi competono, però la bellezza è una cosa assoluta, il relativo inizia dopo un bel po', cioè c'è un assoluto e una bellezza, e anche le dinamiche nella musica che sono legate a quello che abbiamo detto, cioè la musica è una forma di espressione, quindi deve avere per forza lo spazio per vivere, invece se schiacci tutto, quindi probabilmente non è una mancanza di sensibilità dei musicisti in questione, è una questione culturale un po' in generale, un pochino in generale, che c'è, è assolutamente vero. Io cioè, un po' faccio finta di niente, sto un po' lontano dai social perché è sempre una polemica, quindi ho smesso, benché mi piacessero all'inizio, adesso metto un post, sono là, buongiorno, finito, perché sennò trovi sempre qualcuno che ti stressa e mi appesantisce l'esistenza. Non mi frega, io abito in un paese nel nulla, tra Piacenza e Pavia, io vado in giro per le risaie, no, non ci sto quel gioco lì. Quella cosa lì imbruttisce, è una cosa che imbruttisce, secondo me. E questa qui si ripercuote anche nelle scelte musicali. Noi abbiamo un'arma in mano, cioè uno strumento musicale. Posso fare quello che voglio. Cioè, pensa a Woodstock, pensa a Mozart,
o a chi dello strumento, a Hendrix, chi dello strumento veramente ha cambiato generazioni di esseri umani che neanche suonano magari. È che delle volte si segue sta carovana, ognuno, io per primo dovrei, ma nel mio nulla, io veramente nulla, qualcosa faccio, perché credo che la bellezza generale sia in mano a ognuno un pezzettino, e nessuno ha in mano la decisione totale, neanche al governo, perché gli si continua a imputare delle colpe, è vero, perché loro dovrebbero comunque sganciare i soldi per la cultura, quindi hanno colpe, ma la bellezza parte dal tessuto sociale, ognuno in casa, i propri figli, io stesso, secondo me, ma non sono nessuno, devo fare il basso, devo fare il boom, e basta, adesso è giusto perché siamo sull'argomento, hai ragionissimo, è un problema generale, un po' in Italia, quindi fortunatamente suono il basso, e basta, fortunatamente, nel mio nulla cerco di essere più onesto possibile con me, non con gli altri, con me, cioè mettendomi in discussione ogni volta, riconoscendo a chi li ha i meriti in modo evidente, così come è stato fatto con me negli anni in cui per me un apprezzamento, secondo i 20 anni, 25, 18, cioè un apprezzamento ti può cambiare la vita, se una persona che per te è un riferimento ti dà una conferma, tu magari non ti togli dalla scuola di musica, magari continui, cioè ognuno ha in mano un pochino questa responsabilità. Nel mio nulla, in mezzo alla vagonata di cazzate, dico, cerco di dare un piccolissimo esempio, ma contro le dinamiche di quella band non posso farci niente. Allora, se non avete altre domande, vi suono la sigla, faccio la sigla, diciamo, che è un brano ancora di Foundation. Mi spiace perché avevo portato anche altre cose, ma sono un po' prolisso e avremmo potuto sconfinare anche in altre cose tecniche con qualche altro brano. Beh, se ci sarà modo sarò strafelice di fare il lato B di questo disco di oggi. Quindi per adesso vi ringrazio tantissimo, Claudio e Rosa, tutto lo staff di questa meraviglia di negozio, e grazie di cuore a voi che sabato pomeriggio siete venuti qua. Grazie a voi, Gianfranco Rizzi, una super persona, un super progettista, e lo ringrazio di cuore per il sostegno. Difficilmente sono stato preso così sul serio quando esprimevo pareri tecnici, che a volte esprime, invece le dico e lui mi dice: ah, ma ha detto. Grazie di tutto il sostegno. Grazie a te.
Saying